Dunque, non ci sono soltanto i rifiuti citati dal consigliere Procherelli, ce ne sono molti altri, ma questo si sottolinea non tanto per venire qui e fare i maestrini e andare a cavillare sul singolo errore, perché gli errori li commette chi lavora, ma di certo qui la responsabilità dei rilievi che noi facciamo non è di certo non degli uffici, ma della politica che non controlla. Ora, tra le finalità e gli obiettivi della missione 1 è presente il piano della comunicazione e ripresa audio-video, che è un obiettivo già conseguito, la ripresa audio-video, cioè ce lo riportiamo dietro, insomma, bisognerebbe cassarli quelli, no, gli obiettivi. Ce ne sono tantissime di queste, addirittura c'è la verifica dell'esecuzione dell'ordinanza di convenzione cuore. Vi dico solo questo, cioè la verifica, avete superato di gran lunga con un accordo procedimentale, siamo andati oltre rispetto a questa roba, però ce lo ritroviamo all'interno di un documento unico di programmazione, ovviamente senza cifre appostate in bilancio, però insomma, siccome giustamente come ricordato oggi non approviamo solo il bilancio, ma approviamo anche la nota di aggiornamento al TUP, che secondo noi è molto più importante per quello che dà il polso dell'azione politica, beh, insomma, non è potabile una roba così. Ora, noi abbiamo fatto un'analisi rispetto al rendiconto consuntivo 2015 e abbiamo fatto delle verifiche rispetto a ciò che è previsto nel 2016, 2017 e 2018 da parte di questa amministrazione. Abbiamo fatto missione per missione per monitorare nella media di quello che è previsto per monitorare rispetto al 2015 cosa aumenta, cosa diminuisce. Insomma, io l'abbiamo fatto per tutte le missioni, non so chi potrà rispondere di questo. Però abbiamo per esempio un aumento di spese per quanto riguarda l'ufficio tecnico del 19%, un aumento abbastanza consistente, ci chiediamo perché, se qualcuno ci può rispondere, un aumento della tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali anche del 19% e anche della valorizzazione dei beni interesse soldi del 26%, nulla nel 2016 ovviamente, quello che dicevo prima, nel 2016 non è previsto nulla, il tutto viene spostato. Come non è previsto nulla nel 2016 per le politiche giovanili, sport e tempo libero, le cifre sono a zero, in conto capitale, spese correnti, poca roba, turismo, poca roba, diciamo la progettualità vera di questa amministrazione, io vi parlo, guarda, vi faccio soltanto un esempio, energia e diversificazione delle fonti energetiche, è zero nel 2016, 2017-2018, relazioni con altre autonomie territoriali locali 0-2016-2018, questo secondo noi è una delle sfide a cui si richiama sempre e da cui si ascoltano negli intenti delle campagne elettorali sempre delle parole che non vengono mai attuate. La sfida non è rimanere ancorati al proprio orticello, la sfida è quella di mettersi in rete, è quella di progettare, per esempio con un bene come la Bazzica, di fare rete con i comuni limitrofi affinché si mettano in comune delle risorse, affinché quel bene diventi un polo a rotta fermata a servizio del territorio, non soltanto della necessità. Allora, è qui che si vede un po' la progettualità. Certo che questa progettualità la possiamo andare a reperire ovviamente con quelle che sono l'ordinaria gestione di bilancio comunale, cioè con le proprie risorse, perché è chiaro che con le proprie risorse più di questo non riusciamo a fare. Ora, consentiteci anche però un rilievo, oltre a quelli di natura tecnica, che sono certa non avranno la benché minima risposta. Non avranno la benché minima risposta, perché per esempio se io faccio una domanda a un assessore o un capogruppo rispetto alle previsioni di entrata dei contributi da privati, ad esempio, togliamo il Traiano, che lo sappiamo in questo momento è il libro dei soldi, che però sta in bilancio, sta lì, insomma, sono somme che ci portiamo dentro,
ancora X tempo, ma per esempio tutti i contributi da privati che noi prevediamo, anzi che voi prevedete, perché l'avete approvato voi, ma prevedete da oneri. L'avete quantificati? Perché sono in bilancio. Cioè, un bilancio per essere deve ispirarsi a dei principi, uno di questi è il principio di essere veritiero di bilancio. Insomma, non è sufficiente approvare una delibera che introduce degli strumenti nuovi che potrebbero essere attrattivi, ci piacerebbe una rendicontazione rispetto a quello che abbiamo visto. Ci piacerebbe una relazione da parte dell'assessore governistico, che ha tenuta in sede al sindaco, rispetto alle previsioni, per cosa derivano, quali sono i progetti che ci sono dietro, quali sono quelli già arrivati al comune, quelli che si prevede che arriveranno e perché si prevede che arriveranno. Cioè le entrate sono certe, ce le documentate. Ma al di là di questo, giova soffermarci sui famosi 55 punti, scusate, ma qui oggi in aula sono presenti 4 consiglieri comunali che lo hanno sottoscritto, da cui non c'è stata alcuna dichiarazione. Sempre a vantaggio dei cittadini, non nostro questo, ma c'è tutta una serie di progetti all'interno di quei 55 punti che all'epoca erano un patto di sangue, oggi non si sa in che cosa si sono trasformati, progetti che sicuramente saranno frutto dell'impegno di alcuni consiglieri comunali presi con la cittadinanza, che non sono proprio iscritti né nel DUP né tantomeno li ritroviamo in bilancio. Adesso, lo potete dire su DUP voi? Perché la roba vostra non c'è qua dentro. E se lo votate, finisco di fare la domanda quando mi ritengo opportuno di finire di fare questo schema. Ci chiediamo che cosa è modificato, a che cosa hanno rinunciato, perché hanno rinunciato, se il nome è soltanto di continuare a mantenere, continuare ad essere seduti in quest'aula, oppure se ci sono delle motivazioni che i cittadini meritano anche di ascoltare. Grazie. Grazie consigliere Monsignore.